Eccomi qua. Sa fa un bel fegatino toscano? Andiamo, via. Per prima cosa tu fai un bel fondo di sedano, carota e cipolla. Poi tu ci metti l'aglio perché ci sta. In padella tu prendi 3 spicchi d'aglio e gambi di prezzemolo. Poi tu fai la cipolla a pezzettini e tu la metti dentro. Pulisci i fegatini levando il fiele, perché già la vita è amara di suo, no? E allora tu lo levi. Tu lo fai tostare in padella per benino per 10 minuti, aggiungi sedano, carota e cipolla, butta il vin santo e fa una bella flambata. Ma da lì che spettacolo! Io poi ci metto un po' di concentrato perché quel colore di rosso fuoco mi garba ancora di più, sale, pepe, acqua o brodo vegetale e tu lo fai cuocere per 20 minuti. Adesso il trucco qual è? Tagliarlo a coltello. Perché se tu lo frulli col mixer non tu sa nessuno. E soprattutto non è quello vero toscano. Adesso tu metti dentro capperi e acciughe. Tu pigli il pane sciocco toscano, lo fai tostare in padella e infine voilà. Tu ci metti il patè di fegatino toscano e tu dici benvenuti in Toscana, Mini. Oh!